prato completamente ghiacciato. Si vede proprio che siamo in inverno. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per questo video di introduzione proprio all'inverno, potremmo definirlo così, più inverno che si possa immaginare. La mattina troviamo la brina sui prati, ragazzi, le temperature incominciano già ad andare sotto zero, proprio tipico clima e atmosfera invernale che effettivamente fino a poco tempo fa non avevamo ancora percepito, perché ha fatto temperature tutto sommato un po' al di sopra della media, giornate abbastanza belle. Adesso ultimamente c'è stata un pochettino di pioggia, in questi giorni è previsto in previsione appunto del primo dei ponti cristalli, e cioè quello dell'8 dicembre, è prevista anche in questo fine settimana, diciamo, delle possibilità di neve. C'è una forte umidità sul terreno, adesso fra breve tramonterà il sole, ci troviamo in mezzo a un prato, ma troviamo goccioline d'acqua sull'erba. Ultimamente purtroppo non abbiamo più potuto fare tante documentazioni in esterno, ragazzi, causa appunto drastico calo delle temperature e anche maltempo. Nel fine settimana scorso ho fatto praticamente due giorni, sabato pioggia fondamentalmente, domenica non tutto il giorno ma brutto anche lì. Nelle ultime riprese eravamo alla ricerca dei colori, ragazzi. Ci stiamo adesso addentrando in un bosco, ma devo dire che colori qua sempre meno, quindi purtroppo abbiamo ancora qualche giallognolo ambrato ogni tanto, ma per esempio in questo punto potete vedere che qua questo è già il tipico aspetto del bosco proprio invernale, mentre fino a poche settimane fa ancora qualche colore autunnale c'era. Le previsioni per i prossimi giorni appunto per questo ponte, il primo dei ponti cristalli, quello dell'8 dicembre, non promettono niente di particolarmente eclatante. Alcuni giorni nuvolo, altre possibilità di pioggia, altri magari venerdì davano anche qualche possibile nevicata. Quando si esce si sente il freddo proprio pungente anche in faccia, per quanto uno si vesta, ragazzi, per cui purtroppo arriviamo in questa stagione che è la più brutta dell'anno, è la più oddio, è anche vero che in inverno possono esserci anche lì occasioni, paesaggi importanti, le nebbioline fra le colline, dei tramonti particolarmente interessanti, e quindi anche l'inverno ha il suo fascino, però chiaramente rispetto alle altre tre stagioni dell'anno, ragazzi, cioè non c'è paragone, proprio non c'è il minimo paragone. L'unico aspetto positivo e che adesso con l'arrivo delle festività cristalli, come dicevo, l'8 dicembre è il primo ponte cristalle, ma poi avremo tutta una serie, c'è il Cristo, c'è Capodanno, c'è la Befana, e per cui quantomeno abbiamo il morale abbastanza elevato per il fatto che avremo un periodo di
riposo, di relax, di tempo per poter fare anche delle esplorazioni, delle uscite in esterno sicuramente, e vediamo se riusciamo anche, meteo permettendo, a combinare un ponte, magari un'uscita, una trasferta da qualche parte, anche con dormiglio fuori, come tipicamente facevamo anche gli anni scorsi. L'anno scorso siamo riusciti a fare due mini ponti, uno a Cairo, l'altro a Calizzano. Abbiamo avuto anche una fortuna eccezionale con il tempo, perché ha fatto sempre, tranne Cairo il primo giorno, vabbè, ma insomma Calizzano e anche tutti gli altri giorni durante le feste cristalli, tempo bello, sole pieno, freddo, però insomma giornate veramente veramente belle. Purtroppo durante questi periodi di feste invernali, purtroppo l'incognita è sempre il tempo, il meteo, perché chiaramente uno può avere anche delle giornate libere di tempo per muoversi, per fare, per organizzare, ma se poi il meteo è avverso, come facilmente può capitare in inverno, rimane un bel problema. Fino adesso, tranne qualche giornata di pioggia e brutto, non possiamo lamentarci. La tendenza, gli ultimi anni, abbiamo sempre visto che se deve fare delle giornate veramente brutte di neve, le fa più tipicamente a cavallo fra gennaio e febbraio, più che non sotto le feste Natale, Capodanno, bla bla bla. Per cui negli ultimi anni non possiamo lamentarci sotto questo punto di vista. Speriamo solo che anche quest'anno il meteo sia clemente per poter, diciamo, utilizzare queste giornate per fare delle nuove produzioni, delle nuove riprese. Come dicevo, qui oggi giornata bellissima che sta avvolgendo al termine, notiamo gli ultimi colori, ma c'è questa nebbiolina, questa umidità che si riconosce anche l'erba, le foglie in basso sul terreno, queste gocciolelline che ci sono comunque per via del freddo e dell'umido anche nelle ore più calde del giorno. E la cosa più schifosa, ragazzi, paciorla per terra. Questo è un sentiero in mezzo alle campagne, ragazzi, però potete vedere, abbiamo pauta, una paciorla allucinante. Abbiamo qua il paesaggio di un prato con tutti i fili d'erba sostanzialmente bagnati, come se avesse piovuto. In realtà non ha piovuto assolutamente, tutta colpa dell'umidità, vero Camillina? Billa, vieni, proseguiamo giù un pezzo, dai, su, vieni, op. Finalmente un tappeto di foglie, assolutamente preferibile rispetto alla pauta. Camillina, cosa fai di nuovo? Ho trovato un giochino? Allora, vediamo anche in mezzo a questi alberi proprio questa leggerissima nebbiolina. Si vede, c'è. Qui abbiamo una forte prevalenza di secco, di marrone, di beige. Ci sta, è normale. Non possiamo lamentarci. Basta Camilla, non si gioca. Su. Ecco, il sottobosco dovrebbe sempre essere così. A parte che noi qua siamo completamente fuori sentiero. Siamo in avanscoperta. Non male comunque. Manca veramente poco all'imbrunire. Oh. Ci sono parecchi alberi morti, caduti naturalmente, vedo che non sono stati segati. Stavolta stiamo registrando con la Panasonic HCX 2000, senza il comparto superiore, quindi senza maniglia, con la lampada LED più che tutto, che potrebbe essere utile, ma contiamo di
rientrare o comunque terminare il video prima che diventi troppo scuro per poter girare senza lampada. Millina, abbiamo fatto un pezzo qua, ma direi che è quasi ora di cercare di fare dietro front. Siamo arrivati in una conca, qui c'è ancora più freddo, si sente proprio l'umido, freddo che ti entra dalle ossa, pazzesco. Direi un silenzio quasi di tomba qua, non si sente praticamente nessun rumore artificiale, gli unici chiaramente se passano degli aerei, vabbè. Ma siamo veramente in una zona remota, selvaggia. Passiamo sotto il ponte. Sotto le foglie poi a volte possono comparire queste buche. Questa sicuramente sarà una tana di qualche animale, ragazzi. Mi piacerebbe sapere che animale. Potrebbe essere un tasso anche. Guardate che roba. Questa è troppo piccola per essere la tana di un cinghiale, sicuramente credo che sia la tana di un tasso. Cosa controlli, Milla, lì? Cosa hai scoperto? Pazzesco! Guarda qua, il legno com'è bello chiaro dentro, sembra finto. Allora, questi qua sono alberi caduti perché sono morti, spaccati, ma mi stupisce quanto è chiaro il legno qua dentro. Oltretutto siamo in un ambiente umidissimo, qua sembra secco, non si vede assolutamente umidità. Sì, sì, secco e devo dire anche molto 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 compatto. È chiarissimo. Mila, diamo? Dobbiamo trovare adesso la direzione di uscita. Wow. Camilla, cosa c'è? Hai di nuovo trovato un altro gioco? Vedete? Questo è il giochino di Camilla, che trova e poi ti ficca i piedi, vero? Perché tu vuoi giocare, naturalmente. Milla? Vero? Testolina. Dai, su! Non si gioca adesso. Dai. Basta. No, non si gioca. Su, vieni, cammina. Vieni. C'è monita. Su, dai. C'è puzza di funghi qua. Che schifo. Io adoro tutti i profumi del bosco, tutte le sfumature, terra, foglie bagnate, erba. Non parliamo poi delle fioriture in primavera. Ma i funghi no, una cosa che non sopporto. Camilla, di nuovo, ma che palle, dai, su,
vieni, su. Non si gioca, abbiamo giocato prima, dai, speriamo che sia questa la direzione da prendere, Mila, su, vieni, Cristo, brava, Allora, qua abbiamo di nuovo un tratto paciorloso, basta Camilla, non si gioca adesso in mezzo a sto schifo, che poi arriva a casa che porti a casa mezza pauta. Oltretutto sta pauta è anche scivolosa, bisogna fare anche attenzione a non volare, c'è una certa pendenza qua e le temperature incominciano a scendere notevolmente, lo si sente, questa notte sicuramente arriverà a meno 2, meno 3, forse anche meno 4. Stavo guardando le pozzanghere qua, sono ancora, no, non sono ancora ghiacciate. Ah no? C'è un leggero strato di ghiaccio. Ma che roba? Non è tutta acqua qua, è acqua misto ghiaccio, vedete? Questo è ghiaccio, ma che roba, un sottile strato di ghiaccio. Allora adesso per freddo che faccia impossibile che siamo sotto zero, perché è impossibile, saremo 3-4 gradi. Quindi il fatto che ci sia, nonostante tutta la giornata di sole, perché oggi c'è stato da queste parti qui il sole tutto il giorno senza una nuvola, vuol dire che questo ghiaccio qui è ancora della notte scorsa, vuol dire che parte di quell'acqua della pozzanghera si è sciolta, il grosso era chiaramente acqua allo stato liquido, ma c'era questa lamina misteriosa di ghiaccio. Quindi vuol dire che in quel punto preciso non è arrivato più di tanto sopra zero, quel tanto che basta per sciogliere quello strato di ghiaccio. Eppure è strano, perché non è una zona all'ombra, era una zona abbastanza esposta anche al sole, però il sole invernale chiaramente rimane basso e l'irraggiamento non ha consentito lo scioglimento completo dell'acqua. Poi chiaramente di notte quella pozzanghera che sarà stata profonda 10 cm per tanto, ovviamente non è ghiacciata completamente, è ghiacciata una parte. Questo strato di ghiaccio si è poi ridotto durante il giorno, ma adesso tenderà di nuovo ad aumentare col calare del sole. Sarà stato spesso 3-4 mm. Ok, nebbia, 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 nebbia. E qui abbiamo un classico scenario di fronte a noi che potrebbe quasi essere in bianco e nero. Spesso in inverno in natura si vedono proprio anche in pieno giorno chiaramente degli scenari in bianco e nero, quando c'è quel cielo un po' bianchiccio. Adesso oggi era azzurro e no, ma ci sono delle volte in cui è coperto che se tu facessi la ripresa in bianco e nero cambierebbe pochissimo rispetto alle riprese RGB. Mila, dove cazzo sei? Non ti allontanare. Mila? Ecco. Ah, sei lì davanti. Stai vicino, Quando incomincia a calare la luce, adesso è ancora un po' prestino, ma escono i cinghiali e quindi io gradisco sempre che Camilla non si allontani troppo. Ogni volta la sgrido quando si allontana ed esce fuori dalla visuale, allora la chiamo e lei poi si riavvicina, però ogni tanto parte, siccome lei è sempre in avanscoperta, se si allontana troppo non sono tranquillo.
mai capitato, mai in un incontro con un cinghiale, anzi no, una volta è successo, eravamo a millesimo, eravamo giù nell'Appennino Ligure, ma lì era pieno giorno, è strano, è un bestione gigantesco di cinghiale attraversato il sentiero, eravamo su un crinale, tutto documentato, vabbè in quel momento non avevo la telecamera a portata di mano, se ricordo bene riprendevo con Sony RX10 Mark III e ho attaccato la telecamera pochi istanti dopo che il cinghiale è passato, ma è stato fulmineo, lì avrei dovuto avere la macchina in mano pronta a registrare e l'avrei potuto riprendere. Camilla gli è corso dietro un bel po', poi però a forza di chiamarla dopo un po' è tornata indietro, per fortuna. Lì mi sono spaventato perché non si sapeva come avrebbe potuto andare a finire. Oltretutto Camillina, un cane di media taglia che mette in fuga un bestione da 100-120 kg, pazzesco. Vabbè, ok, manca poco al rientro. Abbiamo fatto anche oggi questa uscita approfittando del bel tempo, vediamo qualche striatura in lontananza, le montagne non si vedono per niente proprio perché c'è questo strato di umidità che blocca la visuale in orizzontale. Credo che avremo un bel giorno, una bella nottata stellata, un bel cielo limpido stanotte. Basta Camilla con quel gioco di Ufaus adesso, eh? Non si gioca, dai, cammina. E niente, e quindi in questo video ragazzi abbiamo documentato un po' l'atmosfera che si respira proprio in pienissimo inverno e purtroppo questo stato mentale sempre un po' di dubbio dovuto all'incertezza del meteo, le feste che si avvicinano che sicuramente faranno molto piacere, il clima che non si spera che sia troppo rigido e soprattutto che non sia troppo umido, ci si chiede come tutti gli anni riusciremo a uscire, riusciremo a fare un ponte, un mini viaggio di 3-4 giorni da qualche parte senza rischiare il brutto tempo e soprattutto la neve, perché il grosso problema è anche la neve. Mila, non ti allontanare dal sentiero, Cristo una Madonna vacca porca, ogni tanto va a snuffiare in giro. A queste ore qui non è il caso, rimani sul sentiero, brava. Sentiamo in lontananza dei cani abbaiare. Strano ma vero, le prime tracce di civiltà. Siamo appena usciti dal bosco e vediamo dritto di fronte a noi dei cascinali. È da un po' che non vedevamo più nulla se non foreste. Oh. Ok ragazzi, avrete notato che abbiamo luna piena, una luna che sta salendo, colore giallino ambrato, bellissima. E stiamo terminando anche questa breve escursione nella quale abbiamo assaggiato i primi sapori del freddo, quello vero, quello tipicamente invernale. Bene ragazzi, ci terremo sicuramente aggiornati, vediamo nei prossimi giorni che cosa ci aspetta, soprattutto vediamo cosa organizzare in questo ponte pre-cristale appunto dell'8 dicembre, che è un giovedì, che poi comporta anche il venerdì, sabato, domenica. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse, soprattutto se qualcuno vuole dirmi che programmi avete riguardo i prossimi giorni e in generale nelle festività cristalli che poi ovviamente terminano il 6 di gennaio. Ricordatevi di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Ragazzi, alla prossima, ciao!